un piccolo imbarazzo, no? Perché uno si dice premio alla bontà, ma sono davvero buono, cosa ho fatto per meritarlo, o, adesso mi impegna per tutto il resto della mia vita a essere per forza buono, se no dicono ecco vedi che posto che... guarda, imbarazzato un po' perché credo che la bontà non sia una cosa che debba essere sbandierata, funziona esattamente nella misura in cui è una cosa un po' nascosta, no? Altrimenti è beneficenza e carità un po' l'obolo all'uscita della messa grande la domenica. Però insomma fa piacere, io non credo di essere mai stato una persona cattiva. Credo di aver fatto, sono più sensibile forse a altre parole, insomma, il dovere, penso di aver fatto delle cose nella mia vita quando qualunque altro, insomma, le avrebbe fatto in base all'educazione che ha ricevuto in famiglia, nella scuola, nel mondo in cui è cresciuto. Ma ci sono dei momenti in cui uno tira fuori da se stesso delle qualità che forse non sospetta di avere, ma credo che succeda a tutti quanti, no? Se invece, vedi dei genitori di un bambino che ha dei problemi, dice, li guardi, se sarei capace io, loro poi ti sembra impossibile, anche a loro sembrava impossibile prima di essere chiamati dalle cose a fare qualcosa di straordinario. Così, così è la vita, non è che uno è buono per statuto o per... Poi ci sono, esiste anche la cattiveria, ma a volte anche nelle stesse persone. Però diciamo che sono contento, va bene anche un premio per la bontà. Nel giornalismo diffido di alcune cose. Uno è la verità, non credo che esista la verità. Il giornale più menzognero della storia del giornalismo era un giornale russo che si chiamava Pravda, che vuol dire verità. Credo, diffido anche dell'obiettività. Spesso mi dicono no, lei è obiettivo, imparziale. No, sono soggettivo come tutti. Il problema è essere onesti. Dire io ho visto questo, credo di aver capito questo, posso sbagliarmi e se lo sbaglio non faccio però per coprire. Però allo stesso tempo devi essere franco, dire quello che pensi di quello che stai vedendo, quello che ti sembra di aver capito. Da questo punto di vista è inevitabile farsi coinvolgere. Il problema è farlo a mani aperte, farlo, non presentarsi come il profeta che, o l'interprete o il testimone assoluto. Se dovessi dire una delle doti che secondo me è più importante in un giornalista è l'umiltà. Fare un passo indietro, non ergersi troppo spesso a giudice e provare a raccontare i fatti per quello che sono. Prima di passare alla consegna del premio, chiamo a intervenire Max Viggiani, che è appunto speaker delle frequenze nazionali di RTL 102.5, che conosciamo e sappiamo che Don Marti comunque diciamo che è presente all'interno della programmazione, ogni mattino alle 8 puntualmente ci dà la sveglia e ci dà perle comunque su cui riflettere. Lascio la parola a Max Viggiani, che ringrazio per la sua presenza, visto che è sempre molto impegnato comunque in altra sede. Io ringrazio voi, devo dire la verità, in 30 anni di radio mi è capitato di intervenire in più luoghi, no, dove parlare per riconoscimenti importanti. Questo però mi mette alla stessa maniera grande soggezione, perché è un luogo particolare, simbolico, di grande simbolo, ma di grande gioia, perché come dicevo prima parlando con il dottor Tiramani, c'è una bella aria, si respira una bella atmosfera, ci sono belle persone. Io in particolare, occupandomi di informazione praticamente tutti i giorni, anche questa mattina, tanto per precisarlo, ho grande stima per i volontari e per i carabinieri in particolare. Quando si parla dei grandi disastri, ma non solo, i soccorritori, no? Si racchiudono in questo termine, i soccorritori. Noi forse siamo abituati poi a usarlo come se fosse un termine così, perdonatemi, dozzinale,
ma ha un significato straordinario. Per questo mi piaceva onestamente ringraziarli anche personalmente, perché se tante volte dalla persona, dall'anziano che ha bisogno, ai grandi disastri, l'abbiamo visto anche col terremoto in Italia, si riesce a fare qualcosa, veramente dobbiamo aver rispetto per loro e dobbiamo ringraziarli, forse più, anzi sicuramente, più di quello che facciamo spesso e quello che spesso fanno anche le istituzioni. Quindi io vorrei, da parte vostra, so che ne abbiamo già fatti tanti di applausi, ma vorrei ribadire un grande applauso per i volontari in particolare e anche appunto per i carabinieri, perché se noi siamo tranquilli, sicuri e se riusciamo a uscire anche dalle situazioni più brutte, lo dobbiamo al cuore che hanno e alla grande, come dire, il grande impegno che sentono. Non è un mestiere, anzi, spesso magari quello che si ha in cambio come stipendio non è assolutamente paragonabile all'impegno, ma non è un mestiere, è una cosa che si sente dentro, è un po' una vocazione, donno, perdonami se uso questa espressione. Quindi questa è una piccola parentesi che ci tenevo a fare, perché mi ha colpito molto, mi hanno colpito molto le lacrime, l'emozione di prima, devo dire la verità. E ringrazio tutte le persone che sono venute, le istituzioni, gli organizzatori, perché io sono una piccola voce, ovviamente il protagonista è Don Antonio adesso. Don Antonio io lo conosco da qualche anno, io so che lui c'è sempre quando si ha bisogno, mattina, pomeriggio, sera, notte. E in particolare conservo, scusate se mi dilungo, ma ci tengo a dirlo, conservo una scena in particolare. Qualche tempo fa, in un evento in cui siamo stati insieme, c'erano dei ragazzi portatori di handicap e io ho visto il sorriso straordinario di questi ragazzi e il sorriso straordinario di Don Mazzi. Tant'è che io ho chiesto: Don, ma tu quando hai iniziato questo percorso tuo, diciamo, da sacerdote, da prete di strada, come dici tu, e come l'hai iniziato? E lui mi ha detto: proprio con chi ha problemi, proprio con i giovani, proprio con i portatori di handicap, che sono una risorsa straordinaria. Come lui l'ha detto, vi garantisco che per me è stata un'emozione straordinaria, perché il sorriso di Don Antonio, il sorriso dei ragazzi e l'immediata empatia che si è creata sono qualcosa che, se non hai un carisma, se non hai qualcosa in più, perché Don Antonio ha qualcosa in più, salvando chiaramente tutti quanti noi, e se non hai qualcosa in più non si può instaurare questa empatia. Lui è vicino agli ultimi, lui è vicino ai giovanissimi e spesso, l'ho anche detto, i giovani hanno bisogno, i ragazzi, in questo momento, della famiglia, dei genitori, delle istituzioni, della società, perché è un momento difficile e ci vuole nulla, ma non solo io che chiaramente lo devo dire, il dono l'ho visto centinaia di volte, non ci vuole nulla perché un ragazzo o una ragazza possa andare fuori da quello che è il proprio cammino, e non sempre purtroppo si riesce a riprenderli. Forse questo è il cruccio maggiore di Don Antonio. Ho detto già tanto, ma io ho una deformazione professionale, quando mi trovo un microfono parlando in radio mi sono un po' dilungato. Vi ringrazio e io farei un applauso per Don Antonio Mazzi, perché è una persona straordinaria. Perché sono già un paio di parole che mi dovranno dire due, nel senso vai vai. Quindi ringrazio tutti e mi vado a sedere, ringrazio anche il sindaco perché è stato veramente molto gentile con noi, e il dottor Tiramani che ci ha fatto, anzi posso fare una cosa, scusate.
Bonfanti, l'agente Umberto Bonfanti, perché poveretto ci è venuto a prendere. Grazie Umberto, un applauso anche a lui, scusate, perché è venuto a Milano a aspettare il sottoscritto fino al turno in radio fino alle 2. Poi siamo andati a prendere Don Antonio e nel tragitto ha dovuto anche sorbirsi il dormire del sottoscritto, perché io sono sveglio alle 4:30, ero distrutto. Io ho detto scusami, se dovessi russare magari perdonami. Ho detto no, non ti preoccupare, con grandissima professionalità. Grazie, grazie a tutti e buon proseguimento. Iniziamo appunto la cerimonia di premiazione con l'opera d'arte di Giulio Manfredi. A consegnarla sarà il nostro sindaco Jonathan Papavarelli. Nella, oltre all'oggetto d'arte che le viene appunto consegnato, che abbiamo appunto appena sentito il significato, c'è anche una pergamena in cui c'è appunto la dedica a Don Antonio Mazzi, premio della bontà 2017, una vita dedicata ai giovani, perseguendo il loro bene, rintracciando in ognuno il punto accessibile al bene. E penso che questa dedica sintetizzi un po' quello che è stato detto poc'anzi da Max Viggiani, con chiaramente più enfasi e ancora meglio. Un applauso caloroso a Don Antonio Mazzi. Lascio la parola a Don Mazzi per un intervento. Forse è qua, bisogna... Ma lei ha la voce, secondo me si sente anche da lì. Allora sto qua. Ma date fuori dalle palle voi. Intanto gli avete dato da mangiare a Max Di Gianni e al poveretto che è venuto a portarmi, che devono ancora mangiare, gli avete dato da mangiare. Sì. Ma lì, finché io predico, tu sai già come predico, lì mangi sto panino, no? Sentite, io vi ringrazio, a parte che ero fortemente curioso di capire come una realtà così piccola, così semplice, siete riusciti a mettere in piedi un fatto così importante. Importante, no? Perché lo date a Tizio Caio Sempronio, perché è il tema importante perché parlare di bontà ne parlano tutti, ma essere buoni è difficile, e io non sono buono, non sono semplice, sono una persona difficile. Non so perché sono diventato prete, e quando andrò là chiederò al Padre Eterno come mai sono diventato prete, perché non lo so ancora. Perché ho fatto di tutto, ma non ho fatto la teologia mentre facevo alla città di ragazzi, facevo l'assistente allora alluvionati nel 1950 del Po. Quindi ho fatto la teologia, non so neanche dove c'ho il titolo. Da prete, da qualche parte ci sarà, credo. Perché la parola bontà va ripescata e va ripensata, e se volessi fare il prete adesso e prendere il Vangelo, perché il Vangelo è anche un testo di pedagogia, ma è anche un testo di politica. Scusa sindaco, adesso parlo da Bologna in giù, va bene, parlo da Bologna in giù. Ci sono alcune parabole che hanno una raffinatezza politica, va bene, e hanno una profondità politica, va bene, che se le spiegassimo, se noi preti invece di stare lì a fare i preti in qualche maniera, le spiegassimo fino in fondo come le ha spiegate Cristo, perché quelle parabole lì poi gli hanno regalato al Padre, a Cristo gli ha regalato sta roba qua, non è che gli ha regalato la presidenza del Consiglio, capito? Perché l'hanno condannato perché è eretico, perché era eretico. Allora non vi racconto la parabola del ricco e fulone
e del povero Lazzaro, che dal punto di vista politico, va bene, anche perché non vorrei qui nel giorno della bontà augurare a tutti i ricchi e i piloni di far quella fine che dice il Vangelo, mentre mi augurerei che i poveri Lazzari finalmente, va bene, dovessero essere quelli che in qualche maniera mettono in fila la società. Ma prendo la parabola del buon samaritano, scusate se non sono molto teologico, la manipolo un po', cioè la tiro dalla mia parte, bene, e magari non cito le parole esattamente, la ricordate, adesso non voglio fare la catechesi, la prova, dire ti ricordi, non ti ricordo, io non vorrei, ma trattasi del buon samaritano. Un giorno scendeva da Gerusalemme a Gerico un prete che cammin facendo vide un po' un mezzo morto lì. Ma lui dice: io devo fare il prete, ma aspettano i miei fedeli in chiesa e non ho tempo, pazienza. Adesso appena vado a casa dirò che ho trovato un mezzo morto, tanto un mezzo morto resta lì. Passa di lì un altro personaggio impegnato, supponiamo che fosse un laico impegnato, insomma non era un prete, ma uno di quelli che se ne intendeva. Non so se fosse il sindaco di Gerusalemme, insomma una roba del genere, vabbè, comunque dice, e cioè io ho altri problemi. Ma tra l'altro è anche strano, sono arrivati fin sotto le mura, quasi le mura di Gerusalemme, a far fuori un poveretto. E quindi bisognerà che dica ai carabinieri di svegliarsi un po' di più e di dire alle forze dell'ordine che qui bisogna stare attenti, perché arrivano i ladroni e lasciano mezza morta la gente. E tirò dritto anche lui, e intanto il mezzo morto era lì. Io suppongo che fosse un giovane, poteva essere un tossicodipendente, poteva essere uno che aveva combinato qualche pasticcio, era lì. Ma il prete per un verso e l'impegnato per un altro lo lasciarono lì. Passò di lì un personaggio comune, uno che era andato a comprarsi qualcosa, il suo somaro, era andato a prendersi, oppure il mercante, non so neanche io cosa fosse, non so, su tutto intendi queste robe qua, tu saprai meglio di me, capito? E questo se n'è fregato di tutto, è smontato dal suo somaro, è andato a vedere cosa è successo. La in qualche maniera con i sistemi di allora l'ha un po' medicato, l'ha messo sul suo somaro e l'ha portato al primo caravanserraglio, allora, no? Sì, una piccola casa, e dice: sentite, potete assisterlo, potete dare qualcosa da mangiare, già vi do qualcosa in anticipo, questo lo dico agli assessori della regione Emilia, va bene, che quando è ora di dare le diarie degli assistiti, va bene, arrivano 7-8 mesi dopo, oppure ci abbiamo esaurito i soldi per quest'anno e quindi vi mandiamo il ragazzo e poi vi pagheremo l'anno venturo. Questo ha dato i soldi prima, capito? Li ha dati prima. C'è scritto sul Vangelo, non dico mica io. E poi tornò, pagò il resto, e quel ragazzo mezzo morto, per bontà, quella è bontà, quella si chiama bontà,
di un normale cittadino qualsiasi, che certamente, essendo samaritano, non era uno di quelli che andava in chiesa, capito? Non era quello che andava in chiesa, quello lì andava mica in chiesa, ma quello lo trovo in paradiso, mentre gli altri che vanno in chiesa non so se li trovo in paradiso, perché la bontà non c'entra con l'andare in chiesa o non andare in chiesa. La bontà c'entra con la capacità di capire che ognuno di noi è fratello dell'altro, ognuno di noi è fratello dell'altro, non per il colore, non per la nazione, non per i soldi, va bene, è fratello. Fino a quando noi vediamo i poveri e continuiamo ad assistere i poveri e i poveri restano poveri, vuol dire che questa non è una società. Io sono incavolato con la Caritas, perché non è possibile che la Chiesa, che deve essere testimone della carità, abbia inventato una istituzione che è collaterale all'attività della Chiesa, perché dice: noi siamo la Chiesa, quindi siamo la preghiera, noi siamo la fede, la carità la mettiamo da un'altra parte. Ma da quando in qua la fede non diventa carità e la carità non diventa fede? Da quando in qua c'è di qui il luogo della fede e di qui, perché non vuole mica carità, e di qui l'uomo, se si vede che non è d'accordo, e di qui l'uomo della carità. Ma da quando in qua, e la mia dialettica è questa, e perché scrivo, perché appena uscito un libro mio che non ho portato, scusate, mi sono dimenticato, perché sono andato a fare prima un altro incontro, mi li hanno fregati. Libro scritto un prete di strada, gli amori e i tradimenti di un prete di strada, e racconto un po' la mia vita, l'amore e i tradimenti di un prete di strada, e vorrei anche dire l'amore e i tradimenti della Chiesa. Non è possibile che noi lasciamo che i poveri rimangano poveri. Non è possibile che noi i poveri li assistiamo lasciandoli poveri. Noi dobbiamo riuscire la vera povertà. Tonino Bello, quando ha commentato questa parabola, va bene, ha detto che ci sono tre tipi di aiuto ai poveri. Cioè, aiuto al povero, l'aiuto, ma resta povero, faccio possibile che il povero in qualche maniera abbia i diritti che hanno gli altri, ma soprattutto il volontario deve entrare dentro alle istituzioni politiche, perché deve partecipare, deve far sì che divengano leggi, e non benefici, vengono diritti e non atti di bontà. Quindi non è possibile che la politica e la socialità e il volontariato siano due enti diversi, non è possibile, ma non perché devono confondersi, perché è logico. È logico, sono le due braccia che permettono ad una persona di avere gli stessi diritti, anche se è nato disgraziato, anche se è successo tutto quello che è successo. Questo è la mia sofferenza. Questa è la mia sofferenza. Perché fino a quando vedo, sono appena tornato anch'io dall'Africa, che stiamo facendo molte attività anche di fuori. Ma fino a quando vedo che noi continuiamo a mettere cerotti e non andiamo
alla radice dei problemi, vuol dire che non siamo cristiani. Finalmente abbiamo un Papa che tenta di andare alle radici del problema. E vi devo dire, siccome lo conosco bene, perché l'ho conosciuto quando era cardinale, va bene, è minoranza in Vaticano. Mi sono spiegato? Questo Papa è minoranza in Vaticano. Vuol dire che non siamo cristiani. Siamo dei cattolici, ma non siamo cristiani. Perché il Cristo, la prima beatitudine, va bene, ha fatto capire che i poveri sono beati perché ad un certo punto riescono a rendere il mondo diverso. Allora io vi ringrazio di questa. A chi è venuto in testa di a chi è stato? A quello lì. Però vi devo dire che siamo ancora alle prime lettere dell'alfabeto. Noi il Vangelo non lo conosciamo, perché il Cristo, la prima cosa che ha fatto è che è diventato uno di noi. E lo dicevo prima in televisione, ma l'ho detto anche in un articolo di poco tempo fa, che ci ha fatto uno scherzo straordinario. Cristo è entrato nella pancia di un adolescente, è straordinario. Cristo è entrato nella pancia di un adolescente. La Madonna aveva 16 anni. E pensate, io che sono con gli adolescenti, che da 33 anni è vero, ma già prima, ormai sono 50 anni che sono con gli adolescenti, non riusciamo ad amarli. Perché l'adolescente è un borderline, l'adolescente è un bipolare, se no non sarebbe adolescente. Un adolescente che si dice, mamma per favore mi passi la bottiglia dell'acqua minerale, non è mica normale, fatelo visitare dallo psichiatra, perché l'adolescente è vivace, ma non perché è cattivo, perché dentro l'adolescente, dentro c'è la primavera, dentro c'è la natura che esplode. E anche Cristo a 12 anni, è stato via 3 giorni. Vabbè che la Madonna dopo 3 giorni l'ha trovata in chiesa, ma dico è stato via 3 giorni, non so cosa abbia fatto prima dei 3 giorni. È un esempio, ve lo racconto così alla buona, perché dato che sono qui dobbiamo rivedere tutto, dobbiamo rivedere con molta serenità il nostro rapporto con gli adolescenti, dobbiamo vedere che cosa significa oggi carità, bontà e volontariato. Noi dobbiamo entrare nei luoghi della politica, dobbiamo entrare con la nostra testa, perché dobbiamo smettere di denigrare la politica. Senza politica non si va avanti, perché è il modo di stare insieme. Laddove non c'è società, non ci può, e mettiamo e tamponiamo col volontariato una società balorda, non ci siamo. Quindi dobbiamo cercare che la politica assuma le sue responsabilità e dobbiamo fare il possibile, ma soprattutto oggi vi devo dire che quello che mi preoccupa di più è il periodo dell'adolescenza dei nostri figli, perché è il periodo più delicato, più importante, che non conosciamo. Tanto è vero che in questi giorni io ho chiesto più volte, ho parlato col ministro che non capisce niente, anche se è una donna, mi dispiace, non capisce niente, che bisogna cambiare radicalmente il periodo della scuola media, la prima scuola media. Non si può tenere
da 10-14 anni 5 ore al giorno seduti in un banco, i nostri ragazzi non si può! Bravo! E poi sono banchi fatti ancora sulla mia misura, capito? Oggi a 14 anni, ragazzi, è 1,80, capito? E si mette lì nel banco, se mette le gambe così, salta il banco. Se si mette così, occupa tre banchi. Si allunga le gambe, arriva... E deve stare 5 ore. Ma siamo matti. È chiaro che... E poi c'è il corpo che esplode, quindi va... Non è mica solo... Il ragazzo va mica a scuola solo con la testa. A scuola col corpo, quindi ci vorrebbe un terzo di lezioni, un terzo di musica, sport, teatro, eccetera, 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 e un terzo di lavoro manuale, in modo che tutto il corpo, va bene, dopo 5 ore, tutto il corpo si è mosso, e soprattutto, va bene, il ragazzo incomincia a capire tutta la bellezza che ha dentro, che non è fatta di matematica. Io odio la matematica, infatti io sono pieno di debiti perché andavo male in matematica, e quindi siccome andavo male in matematica, se lo dica adesso, e la seconda cosa è che dobbiamo, i ragazzi che sbagliano non dobbiamo mandarli in galera, dobbiamo trovare strutture non le galere che permettono ai ragazzi di rieducarsi, ma certamente non andando in galera. Le carceri minorili non sono assolutamente i luoghi migliori per aiutare i ragazzi che hanno sbagliato. Queste sono le cose. Quindi, cosa pensate che se io ho una certa età, ne ho 88, appena compiuto. 88 appena compiuto. Credo che andrò al paradiso, cioè il paradiso, andrò lì. E credo che se dovessi tornare giù, questo tema è ancora discutibile. Perché ci sono alcuni temi che non vogliamo affrontare, perché c'è di mezzo tutta una serie di infatuazioni, va bene, che non permettono di affrontare proprio le cose. Quindi parleremo, è vero che il lavoro è importante, è importantissimo, ma prima che i ragazzi vadano a lavorare devono crescere, devono avere dentro va bene, la coscienza dei diritti e dei doveri. Soprattutto i nostri ragazzi devono sapere che bisogna che rifacciamo la società, stiamo perdendo. Perché va male la politica? Perché abbiamo sgretolato la società, perché non siamo più una comunità. Per quello va male la politica e va male anche la Chiesa. Allora, ricordatevi, tanto vi ringrazio che avete sbagliato a dare il premio, avete sbagliato, quindi va bene, il prossimo anno cercate di dare il giusto a uno giusto. Seconda cosa, la bontà. È più facile fare male il bene che fare male il male. È più facile fare bene il male, capito, che fare bene il bene. E quindi vediamo con serenità, partendo da luoghi così semplici, da luoghi semplici come questi. Perché ha sempre vinto la minoranza sui tempi lunghi. Sui tempi lunghi nella società ha sempre vinto la minoranza. Nella politica vince la maggioranza, ma nella società. La società cresce quando le minoranze hanno presenze significative. Quando cancelliamo le minoranze, va bene, la società perde. Tanto è vero che Cristo è voluto diventare minoranza
Prima Dio era maggioranza, quando ho creato il cielo e la terra era maggioranza, poi è diventato minoranza e ci ha fatto capire che soltanto diventando minoranza è possibile che prima o dopo arrivi che saremo un corpo solo e un'anima sola. Ed è l'augurio che vi faccio. Siamo domani, grazie a tutti i nostri Ma Premio della Bontà sicuramente per la nostra organizzazione è un ottimo riconoscimento, siamo orgogliosi soprattutto del lavoro che hanno fatto e che fanno costantemente i nostri militi, i nostri volontari, i nostri dipendenti, quindi questo riconoscimento evidenzia il nostro operato non solo territoriale ma anche nazionale. Abbiamo preparato comunque questa targa d'argento che verrà appunto consegnata, ma è solamente chiaramente un piccolo gesto di riconoscimento per il valore importante che invece quotidianamente la pubblica assistenza dà per la sua presenza nel territorio e ad Adriano Desani. Quindi a questo punto chiamo appunto il presidente dell'Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze della sezione provinciale di Piacenza, assieme ad Adriano Desani, qua a presentarsi vicino all'altare. Un applauso. Presidente storico della pubblica assistenza della sezione di Lugagnano, perché c'è ad esempio il suo spirito di sacrificio e abnegazione, espressione degli altri valori che sostengono una comunità. Chiamiamo a premiare i consiglieri comunali Pierluigi Magnelli, Pietro Verma e Ilaria Frontoni. Adesso arriveranno a consegnare il premio, ricordiamo che appunto questa targa d'argento offerta dalla Banca di Piacenza, dove appunto potete leggere il motivo della menzione d'onore, assieme a una pergamena in cui appunto viene riconosciuto l'alto valore dell'associazione. Sì, se no. Cioè, è una cosa. Oh, sono molto contento di questo premio. Naturalmente, però, io lo dedicherei a tutti i volontari cui nelle mie iniziative ho incontrato e che alla fine loro danno tanto del loro tempo libero e si dedicano a tutte le manifestazioni possibili per aiutare gli altri. Quindi questo premio lo dedico a tutti i volontari. L'ultima delle sue avventure? Ma l'ultima avventura, cioè avventura con piacere, sosteniamo il centro Manfredini con le cene commissionate da me, quindi mandiamo una ditta specializzata che porta la cena a tutti gli ospiti del centro. Poi ieri è partito Bonadé per il Senegal, perché stiamo costruendo un dispensario, quindi è andato a vedere a che punto sono i lavori con i nostri fondi che abbiamo raccolto per il dispensario in Senegal. È stata molto apprezzata, è stata applaudita da tante persone perché, come dicevo prima, molto spesso le persone sono umili, però appunto dicevo che appunto molto spesso le persone sono umili, fanno i gesti non perché gli venga riconosciuto qualcosa, ma perché è, a volte, come diceva appunto Don Lucocchi, è più importante dare che ricevere. Penso che la spinta a dare sia stata più importante che non da parte degli altri ricevere. Quindi il significato di questa menzione è appunto gesti, espressioni del cuore piacentino, una generosità fatta di azioni concrete rivolte agli ultimi e ai dimenticati. Walter Bulla, che è già qua presente, e chiamo il vicepresidente della Banca di Piacenza, Conte Omati, a conferire il premio.
È una bella cosa, ringraziamo il sindaco, la giunta, tutti quelli che hanno deciso di conferire questo premio all'Arma dei Carabinieri, lo riteniamo un bel segno da parte della popolazione nei confronti dell'istituzione che in questo momento mi onoro di rappresentare. Lo condivide con i suoi collaboratori? Ovviamente sì, è ovvio che quello che viene adesso consegnato a me è un premio che viene dato a tutti quelli che hanno lavorato quest'anno per l'Arma e in tutti questi anni, perché mi permetto di dire che è una questione che riguarda oramai un bel periodo. Non è stato un anno facile? No, però è stato sicuramente un anno pieno di soddisfazioni a livello professionale, anche a livello diciamo della gestione di tutte le persone che hanno fatto servizio insieme con me. È stato un bell'anno con bei risultati e anche buone cose. Premio delle bontà meritato. Beh, questo spetta agli altri dirlo. Rappresentare in questa provincia e soprattutto di tutti gli uomini e le donne che quotidianamente lavorano per l'Arma dei Carabinieri e che sono sul territorio, vicino alle persone che spesso e volentieri hanno dei problemi e soffrono. Ecco, il premio Bontà, per me è una cosa importante. La cosa importante è che un'amministrazione, dei cittadini, ritengano di voler dare una menzione di questo tipo all'Arma dei Carabinieri. Significa che il lavoro che quotidianamente svolgiamo viene compreso da quei cittadini per i quali lo svolgiamo, per i quali ci impegniamo, diamo tutto noi stessi. Io sono veramente grato perché i miei ragazzi se lo meritano, hanno fatto veramente tanto quest'anno, hanno veramente fatto più di quello che era normalmente previsto e quindi questo premio va a testimoniare veramente ecco, quel di più che hanno voluto dare a me come loro comandante e a tutti i cittadini che gli erano stati affidati. No, no, la bontà è, come hai detto anche tu, no? Bontà è fare qualcosa di bello, di buono per la gente. Anche noi, con l'aiuto, la generosità degli amici piacentini e adesso anche con i ragazzi di Galbiate, Smiland, noi stiamo facendo una scuola. Una scuola in Repubblica Democratica del Congo, a una periferia, lì a Mbenseko, una città povera, con questi bambini che non avevano un futuro. Noi, grazie a questa bontà generosa degli italiani, stiamo cercando a dare l'istruzione a questi bambini. Credo che oggi come oggi in Africa la cosa più bella da dare ai ragazzi non sono soltanto i vestiti, gli indumenti, però l'istruzione è la cosa più bella e profonda. L'Unione Sportiva Valchero nella veste di Alessandro Magnani, gli Alpini di Rustigazzo capogruppo Attilio Longinotti e la Pro Rustigazzo Armando Mazza. Appunto, consegniamo la targa d'argento con la pergamena in cui appunto ripeto la motivazione: ogni gesto non è mai troppo piccolo per l'attività a favore della costruzione di realtà educative e sanitarie a Pesce. Piccola realtà, però sono contento, orgoglioso, perché questa piccola realtà non è nata a Carpaneto, a Vernasca, è nata proprio nel comune di Lucaniano. Questa è la mia gioia di vedere questa piccola realtà nata a Montesano,